Buona ragazzi, sono Gabri. Oggi siamo su Fortnite. In questo video dove vi aiuterò, vi dirò questi tasti segreti per diventare dei pro player da mouse e tastiera e da controller. Prima di iniziare voglio dirvi che ogni sera faccio live di contest o gioco con voi o altre cose varie. E niente, spero che vi iscrivete con la campanellina e condividete. Lasciate un bel like di supporto a questo video che mi aiutate davvero molto. Se lo guardate tutto dall'inizio alla fine siete dei grandi. E niente, direi di partire subito col primo tasto. Oggi sono in collaborazione del mio moderatore Alessandro Albanese, che mi aiuterà a testare tutte queste opzioni segrete. Bella raga. Consiglio di andare nelle impostazioni, andare qua e attivare attivo appuntamento, questo qua solo per i giocatori più esperti. Cliccando solamente il tasto della mira, questo qua vi mirerà da solo. Quindi adesso boxati bro, con la mano. E come potete vedere quello mi continua a mirare in automatico. Adesso faccio un po' di mirate, vedete? Che mi mira in automatico, finisco di ricaricare e mi continua a mirare. Devo ricliccare per togliere la mira in automatico. Secondo metodo vi consiglio di mettere ordina automaticamente consumabili a destra, in questo modo che quando prenderete per esempio i scildini oppure sa che vi cura, prendo i scildini e me li posiziono direttamente in basso a destra. Un'altra cosa che vi consiglio è lo scatto predefinito, che cliccando solamente il tasto della corsa questo vi correrà da solo, così non vi sforzate con le mani. E altra consiglio, questo qua è un'opzione che molti, davvero pochi la usano, è la conferma a modificare rilascio. Conferma a modificare rilascio vi permette di modificare, appena non cliccate più il tasto per scegliere i cubetti per la modifica, questa qua ve lo farà in automatico, senza cliccare di nuovo, in questo mio caso, G. Con questo trucco diventerete molto molto più forti. Un consiglio che voglio dare ai miei carissimi PC player: se avete un PC con Nvidia, mettete Nvidia Reflex a bassa latenza on più boost, che vi boosterà gli FPS e ci sarà un ritardo minore nel gioco. E vi consiglio di mettere lo scroll wheel reset, cioè che quando fate un editing, scrollando la rotellina ve lo editerà velocemente, e quindi vi aiuterà moltissimo a fare queste cose, tipo come fanno tutti i pro player. Andate qui, scendete in basso, andate a fianco al tasto per la costruzione, mettete a rotella, mouse giù, e annulla modifica costruzione, rotella, mouse giù. Dopo aver fatto ciò, apriamo una costruzione e vorremmo annullarla, facciamo così e la ripristiniamo scrollando semplicemente. Questo trucco ormai è conosciuto da pochi. Solamente i più forti lo conoscono, perché è un segreto molto molto molto, un comando segreto molto 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 buono. Da controller invece vi consiglio di mettere i tasti personalizzati con cui vi trovate meglio, e vi consiglio di mettere professionista della costruzione, cioè sì, professionista della costruzione, non del combattimento. Perché? Perché questo? Perché così avrete una velocità maggiore nel building, nell'editing e tutto. Poi scegliete voi i tasti che volete mettere, e vi consiglio di mettere una sensibilità che va dall'1, soprattutto questa parte, moltiplicatore, sensibilità in modalità costruzione, dall'1 fino al 1,8. Io vi consiglio questa sensibilità, che è una sensibilità utilizzata anche da Fizzway, lo potete vedere. E mettete la lineare con una buona zona morta, vi consiglio 5,5. Ragazzi, non abbassate la mira assistita, perché non dovete fare i figli senza mira assistita, perché non vi cambia niente. Mettetela, vi dà una grandissima mano a voi giocatori da controller. Non sono tanto bravo, ma adesso vi mostrerò contro il mio mod come gioco con questa sensibilità e con tutti i comandi che abbiamo messo tramite questo video. E quindi ragazzi si diventa molto molto più forti. Valutare forte. Come potete vedere la mira ragazzi è devastante. Adesso proverò a farne un altro. Poi vi consiglio, se non giocate in claw, di mettere come tasto per saltare OR o L. Così avrete la possibilità di muovere l'analogico mentre saltate, che molti non utilizzano, e quindi si bloccano quando saltano, si bloccano.
Come potete vedere, questi trucchi hanno funzionato. Poi vi basterà un po' di allenamento per abituarvi. Ovviamente, adesso vi faccio vedere i tasti che utilizzo col controller. Come potete vedere, questi sono i miei tasti. Bloccate il video se volete vederli precisamente, se siete interessati, anche se non penso che interessano a qualcuno. E niente ragazzi, spero che avete visto il video dall'inizio alla fine, che mi date un grandissimo aiuto per finire nei consigliati della gente. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella raga.